Bonjour mia family, bonjour. Allora, sto per uscire. Qui c'è il gatto Denver. Ciao amore mio, sei il mio gattino bellissimo? Sei il mio gattino bellissimo? Sì. Allora, abbiamo fatto incontrare i gatti e adesso abbiamo ufficialmente quattro gatti, ragazzi. E vi metterò comunque adesso le scene perché le abbiamo fatte incontrare l'altro ieri e ho filmato non un vlog quel giorno, ma soltanto le scene in cui appunto si incontravano perché me l'avete chiesto talmente in tanti che evidentemente vi interessava davvero tanto. E quindi quando li abbiamo fatti incontrare ho filmato tutte le scene, insomma, qualche scena, perché poi dovevo stare anche lì, insomma, con loro. E quindi le inserirò qui, quelle scene. Yesterday. Allora, Audrey non si è accorta che qui c'è gatto Max. Gatto Max invece si è accorto che qui c'è gatta Stellina. Gatta? Guarda, guarda. Ciotole. Ma queste non sono mie. Audrey, gata, ero impegnata, dovevano usare tutto prima. Audrey, che rimbecillito. Gata, gatto Max tranquillo. Di là c'è il gatto Denver che devo ancora liberare, ma una cosa alla volta. Gata, vieni qua, vieni qua. Gatta? No. Gatta? L'ha visto, non frega niente. Gatta Stellina? Ma sei veramente rimbecillita o? No, non mi frega niente. Gatta? Dove sono le mie crocchette? Gatta? Gatto Max, niente. Non è interessata a te. Gatta? Gatto Perplesso. Max è perplesso. Gatta? È troppo contenta di essere uscita dal trasportino, quindi non. Addio, adesso lo vede. Ricambio con una soffiata, benissimo. Ritirata. Ritirata. Sentì Max, Max soffiare e soffiato. rugnare, No? prima volta in vita mia. Oddio, ma vai in tu in ritirata, scusa, fai vedere chi comanda. Si struscia e grugnisce. Sono tipo un beeper. Lo so che mi odi perché ti ho portato altri gatti, non odiarmi, ti prego. Vabbè, questo era l'incontro tra gatta Stellina e gatto Max, ragazzi. Gatta Beta è ancora di là nascosta praticamente perché si è messa dietro la tenda e lì vuole rimanere, quindi per adesso la lasciamo lì e uscirà quando avrà Sì, voglia. Beta è più paurosa, no? Sì, povera. Però vabbè. Invece Audrey, boh, non sembra tanto contenta di aver visto Gatto Max, però sembra di essere contenta di stare qua. Cioè, sembra essere contenta di stare qua. Adesso andiamo a liberare anche Gatto Denver. Eccolo, eccolo. Ma perché soffia tuo fratello? Denver? Denver Max non l'ha visto, ma non lo vedrà nemmeno. Niente, frega niente. Gatto Denver? Hai un nuovo amico? No, Gatto Denver è molto pacifico. Tutto dentro che ha visto, Sì, si ok. muove, per amicizia. Ok, ciao. Bravo, gatto Max. Questa ringhia. No, no. Anche a Denver, in lontananza. Denver non sta mai in camera. Se Denver va in camera si Denver? Oddio, morde. aspetta. Perché gatta Beta è in camera. Sì, è entrato in camera, ma. Ok.
Gatta beta. Sotto qua? No. No, penso dietro la tenda. Sì, sì, la vedete, gatta beta è là. Ma dobbiamo farle vedere gatta beta anche. La lettiera dobbiamo farle vedere. Vabbè ragazzi, questo è stato il primo incontro dei gatti che mi avete chiesto in tantissimi di filmare, io l'ho fatto e adesso finirò di mettere a posto e poi vi farò un aggiornamento. Qui c'è gatta beta intanto. Poveri. Sì, 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 non... No. Ho paura, ho paura. Però Max si sta messo in angolo, non va bene. Sì, perplessa. Max? Situation è questa. Audrey qua sul bracciolo. Gatto Max qua sotto, però è abbastanza tranquillo e si struscia. Gatto Max. E gatto Denver è qua, non ha capito manco che cosa sta succedendo. Lui, che bravo, questo gattino, sei tutto bianco. Sei tutto bianco? Un po' arancione. Sì, sì, che bravo lui, che bravo. E gatta beta invece, qui ci sono, vabbè, ancora i quadri dobbiamo prendere. E gatta beta invece sta qua, si nasconde, però almeno sta in alto e si sente abbastanza al sicuro. Per adesso questa è la situation. End of flashback. Adesso vi dicevo, sto per uscire, sto per andare a rifare il semipermanente mani e piedi e prima di uscire, anche se vi devo dire la verità, non si sono fatti male, non si sono, non hanno cercato di graffiarsi eccetera, nonostante noi li avessimo tagliato a tutti le unghie perché non sapevamo come finiva, però praticamente si guardano e fanno tipo e a volte soffiano, però non cercano di aggredirsi o di farsi del male, quindi questo è importante. E, però visto che gatto Denver e gatta Stellina sono molto abituati alla casa e molto spavaldi e spaventano molto più che gatto Max, gatta Beta, ho deciso che adesso che devo uscire, perché comunque non sto via tantissimo, lascerò gatto Denver e gatta Stellina qui nello studio in modo da lasciare gatta Beta e gatto Max di là, che appunto in modo che siano liberi di aggirarsi per la casa senza gatto Denver, che cioè mi sono stupita perché gatto Denver sembra essere quello più cattivo tra virgolette, perché tipo li accerchia, va lì, fa, non mi era aspettavo, cioè gatto Stellina non gliene frega niente, sta sulla sedia, boh, se qualcuno si avvicina al massimo fa, però non gliene frega niente. Invece gatto Denver gli va proprio dietro e li tampina, tipo è tremendo. E quindi ho deciso di lasciare gatto Denver e gatta Stellina qui nel mio studio solo per il momento, poi quando torno a casa aprirò. Vogliamo che si abituino piano piano, quindi un po' li facciamo stare assieme, un po' no, un po' mettiamo gatta Beta e gatto Max qui nello studio, si sentono un po' più al sicuro perché è piccolino, un po' li facciamo stare tutti assieme eccetera eccetera, quindi stiamo facendo così. Ma ovviamente se avete consigli a riguardo, se avete fatto incontrare 2 o 4 o 30 gatti comunque adulti, magari scrivetecelo nei commenti così ci date qualche consiglio che può tornare sempre utile. Eccolo gatto Max. Ciao gatto Max, vado e torno, ok? Vado e torno, fai il bravo. Ciao gatto Max, gatta Beta è di là. Lui zampetta, mi corre dietro tutta la casa, come al solito mi insegue. Ciao gatto Max. Prima l'ho trovato sulla mensola lì e si divertiva a tirare giù la roba e ci giocava. Ciao ciao, ciao gatti. Ciao amore mio. Ciao amore mio. Ho aperto lo studio a gatto Denver e gatta Stellina e ho fatto le unghie da Goran. Non ho nemmeno filmato mentre ero lì, ma perché praticamente avevo le unghie tutto il tempo occupate e quindi non ho potuto filmare sinceramente. Adesso mi truccherò e poi devo andare un secondo da Sephora e, a prendere il regalo per una mia amica che stasera abbiamo appunto il suo compleanno, quindi fa tipo un brindisi. Ma tu ne avrò capito. Adesso vado anche un po' perché devo fare molte cose al computer, quindi starò magari un po' con gatta Beta e gatto Max. E scusatemi se
In realtà ieri e l'altro ieri non ho caricato dei nuovi video, ma non sono stata tanto bene nei giorni scorsi. Però sono contenta di filmare oggi un vlog per voi. Comunque in tantissimi avete scritto di provare con il Feliway per i gatti, Feliway Friends in particolare. Quindi voglio andare in farmacia e farmi spiegare un pochino e vedere, perché può essere una cosa interessante, quindi vi ringrazio molto per questo consiglio. Me l'avete consigliato in tantissimissimi, quindi penso veramente che sia una cosa utile. Ok, mia family, vediamo com'è questa inquadratura. Siete letteralmente sulla bottiglietta d'acqua, sulla mia specchiera qui, perché sono troppo pigra per prendere il treppiedi, quello piccolino, che comunque non tiene molto bene come dovrebbe. Allora, sto facendo la base. E l'illuminazione è terribile perché la luce è dietro di me, ma chi se ne frega ragazzi, questi vlog sono caserecci, sono in famiglia, quindi siete abituati. E il fondotinta che sto amando in questo periodo è questo di Diego Dalla Palma, il colore è 242N, non ha un nome mi sa, sì, 242N. E credo proprio di aver trovato il mio colore, ragazzi, perché ultimamente ho avuto un sacco di difficoltà a trovare un colore decente. Comunque, sono completamente sfocata. Ok, ci sono. Allora, ho liberato i gatti, adesso che sono a casa, sono tutti quanti assieme. E la situation procede abbastanza bene. Gatta Beta è distesa sul divano. A volte si nasconde dietro al divano, ma poi vado a recuperarla. Hanno fatto la pappa, hanno fatto i loro bisognini. Il problema era più Gatta Beta e Gatto Max, perché Gatto Denver e Gatta Stellina sono molto del loro agio in realtà. E, a parte che si ricordano della casa, ma sono anche molto più a loro agio nel cambiare casa, perché loro hanno fatto un sacco di traslochi. E quindi non mi preoccupo, perché ho visto che mangiano e bevono tranquillamente. Invece Gatta Beta e Gatto Max, il primo giorno, diciamo i primi due giorni, è un po' difficile perché solo adesso stanno iniziando a mangiare e a fare i loro bisognini tranquillamente. Prima erano veramente molto molto spaventati. Come vi dicevo prima, Gatto Denver sorprendentemente si è dimostrato molto aggressivo, ragazzi, che io pensavo che Gatta Stellina fosse the boss, invece sembra quasi che sia Gatto Denver. Comunque, adesso, allora, tornata a casa, in realtà ho fatto un'ora e un quarto di conference call con YouTube, perché dovete sapere che a volte mi chiedono di partecipare, cioè, di partecipare a delle conference call, cioè sono delle chiamate via webcam con dei tecnici che lavorano a YouTube, solitamente a Los Angeles, e praticamente mi fanno vedere la nuova grafica delle nuove funzioni che vogliono inserire nel sito di YouTube e io gli do il mio feedback, nel senso che gli dico se è una cosa che per me è facile, di là sento i gatti, se è una cosa che per me è facile o è una cosa intuitivamente vado a vedere come mai ringhiano. Ok, c'era Denver che come al solito stava lì, sta fermo e fa gatti. Comunque, sì, vi dicevo, a volte facciamo queste call e praticamente do un feedback a YouTube riguardo le nuove funzioni che vogliono implementare nel sito. Non posso dirvi nulla però, perché mi hanno fatto addirittura stavolta firmare un confidentiality agreement, cioè un accordo di, come si dice in italiano, non mi ricordo, un accordo di, cioè praticamente non devo parlare di quello che ho visto perché sono funzioni ancora top secret nel sito di YouTube, però mi sono piaciute molto, vi devo dire la verità. Secondo me sono delle cose, almeno per i creators, per i YouTube, per gli YouTuber, molto interessanti. Vedo Denver che sta tornando all'attacco. Gatto Denver, smettila di aggredire Gatta Beta e Gatto Max. Cioè, aggredire, si mette lei e fa... Già è tanto che non si sia fatto la pipì addosso stavolta, perché di solito quando Denver vede altri gatti si fa la pipì addosso. Succede ad altri gatti o succede solo al mio? Adesso mi trucco e poi vado da Sephora a comprare il mio kit per Valentina. Vi ricordate la mia amica Valentina? Un po' che non la vedete nei video, ma io in realtà la vedo sempre, cioè la frequento, non è che sono la persona la vedete nei video, perché poi mi dite oddio dove è finita la tua amica Giulia. No, beh, ci vediamo, ci sentiamo, solo che magari non filmo quando siamo insieme. E oggi vado appunto al suo compleanno e stasera ci ha invitati, insomma, per brindare, per una bicchierata, e voglio assolutamente portarle il mio kit come regalo, perché gliele avevo promesso e poi non gliel'ho mai portato, perché in realtà l'aspettavo dal brand ma non mi è mai arrivato, e quindi penso che possa essere carino, anche perché so che a lei piace molto sistemarsi le sopracciglia e cerca sempre prodotti
insomma, validi, quindi niente più valido il mio kit. E quindi sì, questo è quanto. E tra l'altro voglio passare assolutamente anche in farmacia, perché adesso mi sono messa a informarmi su questo Feliway Friends online, ed è praticamente esattamente quello che serve a me, quindi vi ringrazio per avermelo consigliato, perché siete sempre una fonte di consigli preziosissimi, perché effettivamente serve, perché appunto effettivamente serve proprio in queste circostanze, cioè quando c'è cioè due o più gatti che non vanno d'accordo, sono spaventati eccetera, e questi feromoni praticamente nell'aria li aiutano un po' a stare più tranquilli, e quindi è una cosa molto molto interessante. E se ho capito bene si vende in farmacia, quindi sembro bianchissima qua, ma in realtà non lo sono, vi posso garantire. Aspettate, forse se vi metto di qua, forse l'illuminazione è leggermente più decente? Sì, dai, forse l'illuminazione è un pochino più decente. Mi chiedete in tantissimi comunque dove ho preso questo cerchietto con le orecchiette da gatto, e l'ho preso su Forever 21, ragazzi. Non l'ho pagato neanche così tanto. Sì, là dietro ci sono ancora le cosine, ma sto aspettando l'ultimo pacco da Dior che mi arrivi, perché ho fatto, ragazzi, un sacco di shopping pazzo, e quindi vorrei fare un haul unico e farvi vedere tutto tutto quanto assieme. C'è una robina di Louis Vuitton, Miu Miu, Chanel, e poi appunto Dior che sto aspettando. Allora, abbiamo fatto la base, direi. Oh mio Dio, Denver, basta! Ok, l'ho cacciato perché ogni tanto gli prende sta cosa e aggredisce, cioè aggredisce appunto, fa sto suono e spaventa gatto Max e gatta Beta. Gatto Max? Questo è quello che succede in casa in questo momento. Gatto Denver, la smetti di spaventare questi poveri gattini? Gatto Max? Vieni, gatto Max. Guarda, hai la coda tutta grossa. Vieni, gatto Max. Vieni. Sei bellissimo. Anche tu, sì. Dai che diventerete amici. Ci vuole solo un po' di tempo. Gatto Denver? Andiamo ad accarezzare anche gatto Denver. Ehi, ma dai patatino mio, il mio gatino tutto bianco, lui sei geloso, io lo so, tutto bianco e un poco arancione. Gatto Max vorrebbe fare amicizia e giocare con gatto Denver, secondo me. Gatto Max e gatta Beta dorme sul divano. Bene, questo mi fa piacere, che non si stia più nascosta dietro il divano. Ciao gattina. Ciao, tu sei un po' fifona, ma anche per te andrà meglio con i giorni. Anche lei ogni tanto grugnisce, non ho ben capito il suono che fanno. E gatta Stellina invece non lo so dove, secondo me dorme. Infatti, sempre l'asta, gatta Stellina non gliene frega niente dei gatti nuovi, non gliene frega niente delle situazioni, lei mangia e dorme, e l'importante è che abbia sempre a disposizione le sue crocchette, per il resto non gliene frega niente. Anche qui dobbiamo un pochino valutare la situation su come comportarci, perché gatto Max e gatta Beta sono abituati da sempre a mangiare due volte al giorno, e invece gatto Denver e gatta Stellina sono abituati ad avere sempre lì le crocchette a disposizione. E quindi ho pensato che se diamo a gatto Max e gatta Beta le crocchette sempre a disposizione, probabilmente diventeranno obesi, perché, e poi forse si ingozzano anche, poi vomitano, cosa che fanno gatto Denver e gatta Stellina, quindi forse dovrei smetterla di lasciargli sempre le crocchette a disposizione. Però se a gatta Stellina io non lascio sempre le crocchette a disposizione, ho paura seriamente che venga e mi mangi, cioè, tipo le caviglie mentre dormo, perché lei impazzisce senza le sue crocchette, quindi forse è meglio. Voi come fate con i vostri gatti? Cioè, gli lasciate sempre le crocchette disponibili? So che nei gattini si deve fare, i gattini piccoli devono sempre avere le crocchette a disposizione, però nei gatti adulti teoricamente no. Voi come fate? Una cosa volevo ancora farvi vedere prima di uscire, tiri il mio kit, che da un po' che non vedete, perché voglio utilizzare oggi, vabbè che uso sempre in realtà i prodotti del kit che ho singolarmente nel mio cassetto, ma se non l'avete ancora preso, lo trovate in tutti i Sephora d'Italia, negli store e online, perché in realtà mi viene richiesto spesso dove si trova il mio kit, ragazze, lo trovate in tutti i posti che vende Benefit, quindi Sephora online e Sephora fisico, il negozio, ok? Allora,
In realtà la matita che uso sempre è proprio questa della numero 2. Se comunque avete le sopracciglia più scure potete usarla solo per i riflessi. Io ultimamente sto usando solo questa più vabbè, ovviamente lo scovolino poi per pettinare le ciglia e poi il 24 Hour Brow Setter. Non ho applicato il primer oggi, che è il Brow Woo Conditioning Primer. Tutti questi prodotti li trovate nel mio kit. Non ho usato il primer perché l'ho usato stamattina, cioè non l'ho usato adesso perché l'ho usato stamattina. Lo uso mattina e sera per andare ad idratare le mie sopracciglia e per stimolarne la crescita in realtà anche, che aiuta moltissimo. È impazzito, non lo so proprio. Tu Denver ce l'ha di brutto con Gatto Max, perché oggi Gatto Max sta trotterellando in giro, non ho più paura di lui e quindi continua a tartassarlo. Gatto Max? Gatto Max è qua che si struscia tipo tranquillissimo. Gatto Denver, devi smetterla! Ma è tremendissimo oggi, oh! Gatto Max? Il bello è che Max ha già capito che Gatto Denver, cioè, tanto ringhia ma poco fa, anzi niente, quindi è tranquillo e se ne va in giro per la casa. Ok, questa è la matita che ho usato, in realtà sarebbe perfetta anche solo questa con il primer e il prodotto per settarla, ma se ci metto anche la polvere del Foolproof Brow Powder, le sopracciglia sono più definite e mi durano più a lungo, quindi userò anche quello. E in tanti mi chiedete il prezzo del mio kit. Ragazzi, il mio kit costa 59 euro, però se tutti questi prodotti che sono tutti full size, sono tutti grandi, andate a comprarli singolarmente, vi viene a costare 161, ve lo dico subito, 161,40, quindi risparmiate un sacco se li comprate nel mio kit, tutto qua. Perché molto spesso mi viene detto, no ma ha un prezzo alto, sì ragazzi, 59 euro ovviamente, cioè può sembrare un prezzo alto, però ci sono 6 prodotti full size, e 6 prodotti full size a 59 euro significa che non pagate nemmeno 10 euro al prodotto, e per benefit lo sapete che è veramente veramente poco, cioè è veramente super super conveniente questo kit. E basta, ah no, la matita vado a rimetterla perché io sono fissata, dovete sapere, e quindi tengo tutti i prodotti nel kit e me lo tengo lì, ta ta ta. Ok, e adesso non mi resta che fissare il trucco e uso l'All Nighter di Urban Decay. Ok, il rossetto non so perché, ma molto spesso lo metto dopo aver spruzzato lo spray fissante. Non so perché, ma a volte trovo che mi bagni il rossetto, boh, non lo so. Questo mi dà fastidio. Oggi uso questo di Mesauda Extreme Matte e Pavlova 101 è il colore. Gatto Denver nel frattempo non demorde. Tra l'altro con questo tempo ho sempre le labbra screpolate. Io ci provo ad idratarle tanto, ma non è semplice. Non è semplice, sono sempre super 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 screpolate. Ho fatto anche lo scrub ieri e comunque sono screpolata, non ci posso fare niente. Comunque, trucco è fatto e adesso esco. Questo è l'outfit, mi sono cambiata la maglia sotto, ho messo la stessa che avevo prima però nera ed ho messo questa giacchetta di Zara, molto carina con questa cintura in vita, solo che la cintura fa questo brutto effetto così, e i pantaloni con questa fantasia che non mi ricordo mai come si chiama, e i mocassini di Gucci e la borsetta, anzi lo zainetto è Chanel. Qui c'è Gatto Max che ci tiene a salutarci. Ciao Gatto Max, ci vediamo tra poco. Ci siamo ragazzi, il mio kit preso, evviva. Ciao Gatto Max, mi piace che vieni a salutarmi. Ciao, ma quanto sei coccolone. Ma quanto sei coccolone! Adesso andiamo e riapriamo subito a Gatto Denver. In realtà non sono stata via moltissimo, ma non mi va di tenerlo. In realtà
Mi dispiace tenerlo chiuso, ma lui è quello più rabbioso, notato. L'avete notato anche voi, credo, ormai. Quindi, secondo me, se non ci siamo, almeno per il momento, visto che sono passati 2 giorni, è meglio se... Gatto Denver, nel frattempo io mi tolgo le scarpe, faccio tutto mentre filmo. Quindi è meglio se Gatto Denver non sta senza supervisione con Gatta Beta e Gatto Max. E nel frattempo, come da vostro consiglio, ho acquistato il Feliway Friends. Sono andata in 2 farmacie prima di trovarlo. E mi piace sta cosa del feromone che la mamma rilascia... la madre rilascia naturalmente un feromone percepibile dai gattini appena nati. Questo messaggio, un segnale di sicurezza, aiuta a mantenere un armonioso legame tra loro. Non ha controindicazioni perché sono appunto soltanto ormoni, non ha odore e aiuta a ridurre tensioni e conflitti tra gatti che vivono in casa. Sfidarsi, ostacolarsi, conflitti, inseguirsi. Quindi sono molto contenta. Tra l'altro, somiglia un po' a Gatto Denver questo. E proviamo subito, vediamo com'è. Ok, il Feliway Friends è attaccato, quindi dovrebbe funzionare subito, mi hanno spiegato, anche se è in odore, quindi non si sente nulla, ma è subito funzionante appunto. Gatto Denver, vediamo se funziona. Vieni Gatto Denver, vieni Gatto Denver. Gatto Max si struscia, che bravo sei Gatto Max, sei veramente bravo, anche tu sei bravo Gatto Denver, potresti essere un po' più bravo, tipo non attaccarli, ma insomma diciamo che sei bravo anche tu, sì, sei bellissimo. Beh Dio, a questo punto, oh mio Dio, sono amici tutto ad un tratto, questo Feliway sa che funziona, perché di solito, cioè non si sono mai annusati così. Oh, ma ciao, sì, siete bellissimi. Gatto Denver, sei il doppio di Gatto Max, sei obeso. Vieni, vieni Gatto Denver, vieni. Ha paura. Vieni Gatto Denver, vieni. L'ho messo qua perché di solito litigano in questa zona. Sì, che bravi, ma che bravi questi 2 gattoni, ma che bravi, siete veramente bravissimi. Bravo Gatto Denver, bravo Gatto Max. Beh, con Gatto Max è facile, però in realtà lui non ha paura. Ma che bella sta cosa, ragazzi, funziona veramente sto Feliway, oh! Che bravo, bravo amore mio, bravo, bravo! Vediamo se riesco a far uscire anche Gatta Beta. Gatta Beta, si annusano. No, 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 no. Un po' funziona, ragazzi, ma diciamo che non fa miracoli. Gatto Max? Gatto Max? Vieni, vieni, che bravo, vabbè che sono passati solo 2 giorni e siete bravi, non vi siete mica aggrediti, però sto gna gna gna, questi strani versi che fate, ragazzi, potremmo anche finirla, che cosa ne dite, io so che voi siete gatti e dovete abituarvi, però si annusano, questa cosa mi piace molto, sono molto contenta, prima del Feliway non succedeva che si annusassero così, proprio muso a muso, naso a naso. Mi piace questa cosa, sono contenta. E no, non è un video sponsorizzato per Feliway, by the way. Anche se dovrebbero sponsorizzarmi, visto che mi hanno salvato la vita praticamente. Vabbè, Gatto Denver si è messo... Gatto Denver! Dove vai? Gatto Denver si fa i giretti. Vediamo se riesco a tirare fuori Gatta Beta dalla sua posizione... Posizione... Mi sento sicura. Gatta Beta! Vieni, dai, non puoi stare sempre lì. Vieni. L'ho tirata fuori da qua 1000 volte. Vabbè che ha mangiato le crocchette, quindi sono contenta. Vieni. Vieni, Gatta Beta. Vieni. Vieni. Oh, ma là fai la nanna così. Ma non stai mica comoda là. Vieni. Vieni, Gatta Beta. Vieni. E vieni tu, Gatto Max. Io chiamo Gatta Beta e vieni tu. Vieni. Oh mio Dio, come si è posizionata. Vieni, piccola Gatta Beta. No, stai comoda là. Gatto Max, la lasciamo lì. Cosa dobbiamo fare a Gatta Beta? La lasciamo là. Vieni, stai facendo i pru-pru e stai facendo il pane? Vieni, vieni. Che brava questa gattina topolina. Che brava. Vediamo un po' se funziona anche su Beta questa cosa dei feromoni. Per adesso la loro lettiera è qua perché avevano paura ad andare fino al bagno per usarla, quindi gliel'ho messa qui, si sentono più sicuri, e verso il muro così non
appunto si sentono più al sicuro, a loro agio. Ciao amore mio, vieni fuori, dai gatta beta, vieni, vai, vieni, che bellissima, dai, brava, che brava questa gattina, vieni, sei tutta bianca e un po' a macchie, vieni, vieni qua, vediamo se funzionano su di te questi feromoni, che cosa ne dici, sei bellissima, sei bellissima, ma sì, gatto Denver, è bellissima, tonk, lei da ste testate quando è contenta, sei bellissima, oh gatto Denver è arrivato, sono vicini, si annusano, gatta Stellina sta sempre là sulla sedia se ve lo chiedete, lei non partecipa, no, non gliene frega niente a gatta Stellina, gatta Beta, tranquilla, tranquilla, ma che bravo questo gatto, si è arrabbiata gatta Beta, si è arrabbiata, tranquilla, 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 pure gatto Max se ne va in ritirata quando Beta è arrabbiata, povero gatto Denver, per una volta che non ti attacca, Boh, almeno se ne sta lì sul tappeto, rilassata, non voglio che stia dietro al divano impaurita, poverina. Nel frattempo, ragazzi, mi fa ancora malissimo il piede con la distorsione, è ancora gonfio, come potete vedere, su tutto questo lato qua, sia sulla caviglia che sull'esterno del piede. E boh, sì, evidentemente le distorsioni, mi era capitato già quando avevo la distorsione sul medio piede sinistro che mi facesse male per diversi mesi, quindi sapevo che anche questa volta non sarebbe stato diverso, però non mi sono riposata, mi hanno detto di riposare 6 giorni, mi sono riposata un giorno solo, quindi era ovvio, ma dovevo fare il trasloco, quindi cioè non ho potuto. Per adesso però appunto un giorno mi fa un po' meno male, il giorno dopo mi fa di nuovo male, credo che dipenda da quanto lo usi. Qui c'è il gatto Max e vabbè, per adesso la situation, ragazzi, è un po' meglio, devo dire, con il Feliway. Non fa miracoli, ma è un po' meglio, quindi direi che per adesso è un successo. Non so se sia il Feliway che sta facendo miracoli, ma i gatti sembrano un po' più tranquilli. Ah no, gatto Max adesso è sceso perché ha visto gatto Denver. Forse gatto Denver vuole andare a fare i bisogni nella lettiera di gatta Beta e gatto Max, perché ovviamente ne abbiamo due. So che quella di gatto Denver e gatta Stellina è in bagno, invece la loro l'ho messa qui perché ho visto che si sentono non tanto Max, che è più temerario e meno pauroso, ma gatta Beta si sente molto più al sicuro qui in soggiorno, non vuole tanto avventurarsi in giro per la casa e quindi, a parte in camera ci viene volentieri, però o sta lì o sta qua, non le piace tanto girare, quindi appunto temevo che, perché l'altro giorno avevano la lettiera in bagno e non ci andavano, poi quando gliel'ho portata qui sia lei che gatto Max ci si sono fiondati. Comunque sì, gatto Denver smettila di ringhiare, dai, vuole fare amicizia gatto Max, su, vabbè. Comunque sono contenta che non si siano, cioè in molti mi hanno scritto guarda che rischi che si facciano male, quindi io preventivamente ho tagliato le unghie a tutti, convinta che fosse la cosa migliore perché nel caso dovessero attaccarsi almeno hanno le unghie non affilate, però non è successo neanche una volta, cioè non si sono assolutamente attaccati, ringhiano e basta. In realtà boh, Audrey solo se le vanno proprio vicino, se no gliene frega un tubo e continua a stare lì sulla sedia, e gli altri fanno solo questo, appunto, questo suono. Comunque gatta Beta, sono contenta che sia qua sul divano con me, è un po' più tranquilla, fino a poco fa c'era anche gatto Max disteso e la vedo un pochino appunto più rilassata e questo mi rende felice, perché non pensavamo io ed Eric, però Beta si è dimostrata la più paurosa, pensavamo che comandasse lei, invece la più paurosa, la più fifona è proprio proprio gatta Beta, che addirittura il primo giorno non riusciva nemmeno a mangiare, poverina, e adesso sta guardando gatto Denver che sta là ma non gli ringhia, questo è già positivo. Comunque fatemi sapere le vostre opinioni
e più che altro le vostre esperienze con i gatti. Avete mai fatto incontrare due o più gatti adulti? Se sì, com'è andata? In quanto tempo si sono calmati? Cosa avete fatto? Cosa vi siete resi conto che ha aiutato molto la situazione? Cosa avreste voluto sapere prima? Perché magari mi aiutate, ci aiutate. E adesso sono le 6:30 e ho una fame da lupi, ragazzi, veramente una fame da lupi. Non ho filmato la colazione stamattina, ma il pranzo lo salto praticamente sempre. La colazione non l'ho filmata, ma l'ho fatta. E adesso mangerò, tra un po' preparerò degli hamburger, così mangiamo assieme quando torna Eric. E poi vedo se lui è stanco, perché ha lavorato tutto il giorno, e in caso andiamo assieme, oppure vado soltanto io da Valentina. Vi prego, guardate la faccia di Denver. Ma che faccia ha? Sta guardando Gatta Beta. Si guardano con sospetto, però si guardano. Adesso arriva. Gatta Beta gli soffia. Ma no, tranquilla. Gatto Denver non si sa se continuerà ad avvicinarsi oppure se la fa sotto. Ah, fa finta di niente. Interessante. Gatto Denver? Sempre un brontosauro, mi sembra. Gatto Denver, lo so che sei geloso, ma ho coccolato te, devo coccolare anche loro, altrimenti... Ah? Gna gna. E li miagola. Gatto Denver? Mau. Ah, e se ne va in ritirata, vabbè, interessante. Nel frattempo ho acceso una delle mie candele preferite di Jewel Candle. Amo tantissimo il design della sua candela, si chiama Winter Castle. Mi piace tantissimo che ci sia questo castello delle fiabe con un gatto. E poi è tutta rosa e dorata, è veramente splendida. E anche il profumo, ragazzi, è buonissimo. Molto dolce, ma non troppo, secondo me. Forse un pochino più invernale, devo dire la verità, mi piace tanto. Forse perché a me piacciono le... Qualcuno sta brontolando di là, però Gatta Beta si è fatto coraggio e sta andando un po' di più in perlustrazione, questo mi piace. E tornando alla candela, appunto, forse un po' più una fragranza invernale, ma a me piacciono tantissimo le fragranze dolci, quindi mi piace un sacco, ma il packaging di questa candela è una meraviglia. Comunque ho chiesto all'azienda Jewel Candle se posso svelarvi finalmente, visto che siamo agli sgoccioli e presto saprete di che cosa si tratta questo grosso progetto con loro, ho chiesto se posso farvi sapere esattamente di che cosa si tratta. Sto aspettando che mi rispondano, quindi appena mi fanno sapere, o almeno ho detto, ma cioè posso dire qualcosina in più, posso raccontargli qualcosina in più, quindi sto aspettando che mi rispondano. Appena mi danno l'ok io vi racconto di che cosa si tratta, oppure appena mi danno l'ok sul dire qualcosina in più, io finalmente lo farò, perché non vedo l'ora, non sto più nella pelle, ok? Potete immaginare, è da, non lo so, sarà da un paio di mesi che ci lavoriamo, quando sono stata a Berlino, un paio di mesi fa, quindi è da un po', non da tantissimo, ma è da un po', e quindi non vedo l'ora di svelarvi tutto, ragazzi, sono troppo felice questo big project. Però devo dire, anche se è un ambiente molto grande qui, comunque il soggiorno qui è molto ampio, devo dire che si sente molto la fragranza, mi piace, non troppo forte, però si sente. Sono molto contenta che Gatta Beta sia uscita dal suo nascondiglio definitivamente, almeno così sembra, e anche se è ancora un po' impaurita, ma sta comunque socializzando e cammina e zampetta e fa le fusa, che brava questa gattina. Catastellina è qua, come al solito se ne frega minimamente. Brava tatina, brava, sei bellissima. E Gatto Max pure sta a suo agio. Gatto Denver, ti ho dato quelle crocchette che ti piacciono e non le hai cagate, quindi insomma inutile che mi chiedi cibo, ok? Nel frattempo sto preparando due hamburger, ho preparato la tavola. Però non so esattamente a che ora arriva Eric, se finisce 7:30. Devo fare più o meno il calcolo, ho spento adesso il fuoco così magari lo riaccendo tra qualche minuto, in modo che sia caldo quando arriva. Ho veramente tanta tanta fame. Auguri Valentina, fategli tutti gli auguri. Cin, cin. Ok ragazzi,
Ragazzi, noi siamo tornati a casa, non ho filmato tantissimo da Valentina e Max perché ovviamente abbiamo festeggiato con lei il suo compleanno, quindi mi secca sempre in realtà tirare fuori la videocamera e stare magari lì ad inquadrare tutti e... quindi insomma sì, vi ho fatto giusto vedere un brindisi, comunque fatele gli auguri, che sicuramente è contenta se le scrivete buon compleanno in tanti. Qui c'è gatto Max. E niente, adesso andiamo a nanna, in realtà Eric è già crollato perché lui è sveglio dalle 6 di questa mattina, adesso sono tipo le 2 e adesso vado a nanna anch'io, mi lavo i denti, vado a nanna anch'io ragazze, quindi vi do la buonanotte, spero sia stato uno decente questo vlog, 2 abbastanza lungo almeno per recuperare questi 2 giorni che non ho messo video e niente, noi ci vediamo comunque domani con un nuovo video, vi do un bacio grandissimo, un abbraccio forte 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 perché vi voglio sempre tanto bene mia family e leggo tutti i vostri commenti, sempre sappiatelo e niente, a domani.